I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. Ciao a tutti amici di On Air. Questa settimana voliamo in Grecia, dove la politica sana, se così la possiamo definire, ha finalmente posto un argine al dilagante fenomeno di violenza legato al partito di estrema destra Alba Dorata. Il 17 settembre scorso, infatti, il noto rapper greco antifascista Pablo Fissas è stato brutalmente ucciso e per il crimine sono stati indagati degli esponenti di un gruppo che farebbe capo proprio ad Alba Dorata. Subito dopo, tre membri del partito, tra cui il fondatore Nikos Mikaloliakos e i leader Yannis Lagos e Christos Pappas, sono stati incarcerati con l'accusa di associazione a delinquere e altri tre sono stati accusati di reati minori. Il governo ha quindi deciso di agire contro i sei inquisiti chiedendo una mozione al Parlamento per rimuovere l'immunità parlamentare agli uomini, in modo che la polizia potesse agire liberamente contro di loro. La suddetta mozione è stata subito votata e approvata quasi all'unanimità, con lo sdegno dei deputati di Alba Dorata che abbandonano l'aula in segno di protesta. Inoltre, per peggiorare la situazione del partito, la polizia ha rinvenuto a casa di Anastasiosis Pallis, celebre uomo d'affari e armatore, sospettato di avere contatti con il gruppo estremista e di finanziarlo anonimamente, un ingente quantitativo di armi da fuoco, ben 21, che non sono sicuramente facilmente giustificabili con la classica frase di circostanza «ma questa non è mia, non l'ho mai vista». Che sia una manovra politica per arginare un fenomeno che ha, nonostante il calo dei consensi, ancora un buon 7% dei voti di un popolo stremato da un lungo periodo di stallo economico, politico e istituzionale, o che sia una manovra per garantire la giustizia in un periodo di crisi, il dato oggettivo è che la politica greca ha dimostrato di saper far fronte comune per eliminare una possibile minaccia. Mentre in Italia da settimane si discute sulle modalità, e neanche più sulle motivazioni, del voto in Senato circa la decadenza di Berlusconi, che tra l'altro si trova attualmente nella sua villa e non in una scomoda cella sovraffollata come gli esponenti incriminati di Alba Dorata, in Grecia la decisione è stata presa velocemente e unanimemente, come a dimostrare che non è vero che vincono sempre i cattivi, almeno al di là dei confini del bel paese. Committed no crime and bad mistakes.